Non dobbiamo aspettare tanto, questi eventi estremi sono già qui. Questi potremmo dire che saranno molto probabilmente alcune piantine che troveremo poi nei boschi di Roma. Ci troviamo nell'azienda sperimentale del Centro Foreste e Legno di Roma. La nostra attività in questo posto in particolare è quella di produrre sperimentalmente delle piantine forestali che andranno a costituire i nuovi boschi di domani della città di Roma. Il progetto Vivi for Roma, finanziato dal Comune di Roma, punta a guardare al domani, producendo da un lato fino a 100.000 piante per costituire questi microboschi cittadini, con la logica di evidenziare e di cogliere quella che sarà la sfida del futuro, che è una città più calda per effetto del cambiamento climatico. Un'idea è quella di recuperare delle aree, ad esempio. L'amministrazione sta investendo delle risorse per i parchi di affaccio, sono quelli che si affacciano sui fiumi, sull'Aniene e sul Tevere, in modo da ricollegare la città a dei luoghi che per tanti decenni sono stati abbandonati. Recuperare significa aumentare il valore qualitativo del verde presente in queste aree e anche possibilmente piantando nuove piante, aprire queste aree alla fruizione dei cittadini. Il cambiamento climatico che porta a delle temperature più alte, a delle precipitazioni meno frequenti. Ecco che abbiamo bisogno di nuove specie, specie tipiche dell'ambiente di Roma, ma più resistenti al caldo e ai prolungati periodi di aridità. Non dobbiamo aspettare tanto, questi eventi estremi sono già qui. Potremmo dire che saranno molto probabilmente alcune piantine che troveremo poi nei boschi di Roma. Ci sono dei pini, che non è il pino domestico, ma il pino d'Aleppo. Ci sono gli ontani e il carpino orientale, che sono specie, gli ontani molto resistenti all'annacquamento e il carpino orientale, che è invece una specie molto resistente all'aridità. Parlavamo di clima imprevedibile, addirittura di bombe d'acqua, cioè dei periodi magari dove c'è anche un'elevata quantità di acqua imprevedibili che all'improvviso compaiono. Ecco, in questo caso avremo anche bisogno di specie che resistono bene all'allagamento. Tra le specie privilegiate vi sono i pioppi, che sono tipici anche dell'area di Roma. Qui abbiamo il pioppo nero e il pioppo bianco, queste piante che abbiamo messo a germinare da Thalea circa un mese fa, adesso si trovano ad avere già un apparato radicale prodotto da un semplice pezzetto di rame. E questa è la soddisfazione più grande per un vivaista che diciamo, produce dal niente, neanche dal seme, una nuova piantina. Cerchiamo anche di interpretare, di conoscere qual è il clima futuro della città e quindi di andare a raccogliere oggi il seme da quelle popolazioni che si trovano già a crescere nelle condizioni future del clima di Roma.